Salve a tutti, sono Enrico Coco del Movimento 5 Stelle Ciriale. Sono uno dei 15 cittadini che, appellandosi alla legge del 2009 che appunto obbliga tutti, obbliga le istituzioni a pubblicare i bilanci sui loro siti istituzionali, istituzioni delle quali fa parte anche il Comune di Ciriale. Solo che il nostro comune non ha, appunto, a quanto pare sconosce o non o viola palesemente questa legge, e quindi 15 cittadini acesi hanno richiesto l'accesso agli atti, prima per quanto riguarda i bilanci del comune e altri atti che ci sono stati non ufficialmente dati, cioè accettata, la richiesta non è stata ufficialmente accettata, ma ufficialmente ci hanno detto che potrebbero darceli in formato cartaceo. Siamo nel 2012, esistono i file, c'è anche un'altra legge che mira ad abolire il cartaceo, che dice che tutti questi atti devono essere in formato digitale. Quindi noi ancora aspettiamo che il comune digitalizzi o ci dia questi file in formato digitale, appunto per poterli pubblicare, se non lo fanno loro prima, e renderli disponibili alla città. Poi, per quanto riguarda la fondazione del Carnevale di Ciriale, il più bel carnevale di Sicilia, c'è stato un altro problema. E loro ritengono che la fondazione sia un ente di diritto privato, tralasciando il dettaglio che gestisce soldi, fondi pubblici. Di conseguenza avrebbe applicato il principio della legge 509 del 2009, che appunto obbligherebbe l'ente fondazione a pubblicare il suo bilancio. Questo non avviene, e allora 15 cittadini acesi del Movimento 5 Stelle sono andati agli uffici comunali e hanno protocollato questa richiesta. Ora attendiamo risposte. Una prima ci è stata data questo pomeriggio, con la nostra richiesta precedente in maniera ufficiale, e ci è stata rifiutata. Ricordiamo che c'è una sentenza del Consiglio di Stato che dice che una fondazione di diritto privato, se gestisce fondi pubblici, la fondazione di diritto privato in questo caso era proprio il Carnevale di Viareggio, la fondazione del Carnevale di Viareggio, deve rispondere a tutti i requisiti che dovrebbe avere un ente pubblico, di conseguenza fuori bilanci.